Le nazionali di A1 Grand Prix si stanno preparando per l'inizio della nuova stagione. Intanto, i piloti dell'Olanda Jeroen Blekemolen e Robert Dorbos stanno facendo da guide turistiche all'australiano John Martin, il neozelandese Herb Amber e al sudafricano Adrian Zaug in un tour in bicicletta tra le vie di Amsterdam. Nella stagione estiva ho provato una vettura da formula e poi nei test siamo andati davvero molto bene. Per me è stata una stagione fantastica, ho vinto in Porsche Super Cup, ho vinto Le Mans e spero di fare la stessa cosa anche qui in A1. Se qualcuno serve un telaio di scorta, io ce l'ho. Penso che con tutta l'esperienza che ho, per me non sarà difficile ambientarmi qua. Poi siamo molto motivati, tutti i piloti, siamo tutti molto competitivi e penso che questo ci porterà a vittorie e chissà la Coppa. Un pit stop obbligatorio è ovviamente a Herringstall, dove, come ci insegna Robert, si mangiano le aringhe in questa maniera. Adesso andiamo a fare un giro per il paddock di Zandvoort, dove i campioni del mondo hanno confermato la loro presenza all'evento. Ok, siamo qui a Zandvoort, la stagione numero 4 sta per partire. Sarà sicuramente molto emozionante con una vettura Ferrari. Per la prima volta guiderò una monoposto Ferrari, sarà emozionante. Really looking forward to the whole season. Sono molto fiducioso. We've all made it here now. Zandvoort è un circuito fantastico, difficile, non bisogna avere paura a correre sul tracciato e sono molto fiducioso per questo weekend. Sarà molto bello. Prima gara del campionato. Siamo molto emozionati. Zandvoort ha dei punti assolutamente molto particolari, c'è sabbia, forse pioggia, insomma, sarà molto emozionante. Le aspettative sono ovviamente molto chiare per noi, le nostre aspettative, dobbiamo difendere il titolo.